Riva è l'uomo gol del Cagliari e della Nazionale Azzurra, l'atleta più audace, più bravo, più pagato, vale 1 miliardo. Nato in provincia di Varese, Luigi Riva ha oggi 25 anni. La sua infanzia è stata dura, a 9 anni gli morì il padre, a 18 la madre. Luigi Riva è un giocatore che se non segna gol si intristisce, ma anche quando segna rimane taciturno con lo sguardo velato da una certa tristezza. Il successo, la gloria, non hanno cambiato il suo carattere. Riva, chi è lei? Beh, sono un calciatore. Spero bravo e abbastanza fortunato. Il primo stipendio suo, 6 anni fa mi pare, 37.000 lire. Sì, primo stipendio da calciatore. 37.000 lire più l'abbonamento da Legino a Legnano per tutto il mese in treno. E ora lei, Riva, vale 1 miliardo. Questo passaggio da 37.000 lire a 1 miliardo, che significa? Di quando guadagnavo 37.000 lire, e quindi, non so, adesso magari guadagno di più, però so chi sono e so soprattutto chi ero. Si dice che Riva si realizza nel gol. Che prova lei quando marca questo gol? Che vuol dire per lei il gol? Il gol è quello che fa passare la settimana bene dopo, è quello che non so, che carica, che dà morale, è una cosa molto importante per l'uomo di punta. Lei sente che il pubblico vuole questo gol? Beh sì, è che sente i commenti a fine partita, almeno a Cagliari anche, non so, come le dicevo, potrei anche giocare bene, potrei anche, non so, fare una buona partita, però se non ho segnato non penso che il pubblico sia molto soddisfatto. A volte mi sento prigioniero di questo gol, che purtroppo a volte non arriva. È una responsabilità, è una cosa che dà da pensare fin magari da 2 giorni prima della partita. Ho fatto 5 settimane senza segnare questo campionato, 5 settimane senza fare gol. E non giocavo molto male, anzi giocavo bene, però purtroppo per i portieri, i pali, i traverse, non arrivava questo gol. Non ero io, diventavo nervoso, la notte dormivo poco e durante il giorno non scherzavo, a quel punto mi mancava il gol. Sono ritornato a segnare dopo 5 settimane a Firenze e poi le cose cambiarono di colpo. C'è stata una volta in cui lei ha capito che il gol era molto importante, quando? Fiorentina-Cagliari, che giocavamo a Firenze, al venerdì, al giovedì morì la madre di Greatti, e lui partì, andò a casa ai funerali. Rientrò il giorno dopo e fece 2 giorni piuttosto chiuso, non parlava, insomma non era il Greatti di sempre. Giocavamo a Firenze domenica e perdevamo 1-0 fino a 5 minuti alla fine. 5 minuti alla fine andò bene a noi, segnavamo, facevamo 1-1. Fu lei che segnò questo gol? Sì, vidi Greatti piangere, venirmi incontro così, rimase un paio di minuti così, piangendo. Il gol, no, non lo si può certo paragonare al gol, però uno sfogo, in campo si fanno cose che a volte vedo in riprese filmate alla televisione la sera, e il gol fatto e quello che succede dopo il gol mi meraviglio, perché non so, ci si abbraccia, ci si bacia, così ci si mette in ginocchio a volte. Lei ha 25 anni e questo è il quinto campionato, sì, che lei campionato fa in Serie A. Ecco, è andato tutto bene o ci sono stati anche dei momenti in cui lei è entrato in crisi? Beh sì, ci sono stati momenti in cui la forma non c'era, ma soprattutto ho avuto un incidente un po', insomma, adesso dico abbastanza fortunato. L'incidente di Italia-Portogallo, no? Sì, Italia-Portogallo il giorno dopo Pasqua del 1967. Giocavamo una partita un po' particolare per me, perché era la prima volta che giocavo come titolare in nazionale, giocavo come centravanti, un ruolo che mi piace moltissimo. E non so, perdevamo 1-0, mi era capitata la palla gol, sono entrato, guai che è entrato forte anche il portiere, siamo scontrati e ci ho rimesso io, ho avuto la frattura del piede sinistro. Io, dovesse capitarmi ancora la stessa occasione, mi spaccherei anche ancora il piede se necessario, ma non mi tirerei indietro. Cosa si ricorda di quei momenti? Ricordo la barella lì, il piede, il dottore, guardavo solo il dottore, cercavo di capire qualcosa da lui, il piede non lo sentivo, faceva male, ma non era un gran dolore, guardavo il dottore, cercavo di capire qualcosa,
E poi così uscendo seguivo anche la partita, cercavo di vedere gli altri miei compagni, avevo visto che mi aveva sostituito Capellini e poi mi sono trovato in autoambulanza, in ospedale e il giorno dopo la radiografia, la frattura. Insomma. Come va la gamba? No, bene, bene. È tutto lontano? Sì, sì. Ecco, costa molto diventare quello che sei. Costa molto sì, no, doverne parlare. Il calcio per me è passione, perché io al calcio giocherei anche se non so, anche se dovessi pagare, avendo un lavoro, dovessi pagare, dovrei giocare al calcio, giocherei lo stesso. 6 anni fa, da una piccola squadretta di provincia, lei si trasferì a Cagliari, ma lei era contrario. Perché era contrario? Avevo una paura tremenda, perché dalla provincia di Varese praticamente non ero quasi mai uscito. Mi sono trovato il trasferimento a Cagliari, in un primo momento pensavo a uno scherzo, a un qualcosa. Si parlava di trasferimento, ma parlavano di Torino, parlavano di Varese, parlavano di Milano. Ma a Cagliari ho preso quasi paura. Poi arrivò il vicepresidente della società e così, proprio in faccia, le disse: no, guardi, io a Cagliari non vengo, ho fatto il viaggio inutilmente perché io a Cagliari non vengo. E mi convinse a partire con mia sorella per conoscere il posto, per conoscere i compagni di squadra, conoscere la gente. Siamo partiti il giorno dopo in aereo, tutti e due. Siamo trovati bene. Ho conosciuto i giocatori, ho visto l'ambiente, mi sono trovato bene. Che cosa la fa sentire bene a Cagliari? Beh, adesso come adesso è la gente che mi vuole bene. Posso raccontare un episodio. Ero a Cagliari durante una dimostrazione dei tifosi contraria al mio trasferimento. C'era una motocicletta con una mia fotografia enorme che passava per via Roma, la via principale di Cagliari. Io mi trovavo lì e mi nascosi qua. Però al passaggio vidi una vecchietta che molto probabilmente di calcio non capiva niente. E applaudiva ed era d'accordo con questi tifosi. Mi ha dato soddisfazione. Ho fatto capire che non ero, non so, il solo giocatore, ma che ero ormai uno di loro, insomma. Si dice che lei fa di tutto per rifiutare anche le grandi squadre del calcio italiano. Perché? Ma non saprei. Però penso che ci sia un ambiente diverso dal nostro. Che nelle altre società non ci sia quell'ambiente familiare che c'è da noi. Senti, pensa mai al passato? Beh, sì. Ci pensa spesso? Sì, ci penso perché non è certo un ricordo, non so, piacevole. Fino a 9 anni sono stato bene perché ero libero, abituato a girare, partire magari la mattina da casa, ritornare all'ora di pranzo, poi riuscire fino alla sera libero, girare il paese nei campi così, a volte, non so, all'oratorio, la partita con gli amici. Poi a 9 anni morì mio padre e mi sono ritrovato in un collegio. In un collegio così, abituato, cioè, costretto ad ubbidire, con degli orari. Ho fatto 3 anni non molto belli. Penso che mi abbiano un po' cambiato quei 3 anni di collegio. Poi è morta la mamma. Sì. Quanti anni aveva? 16 anni. E lei con chi è rimasta? Con una sorella. Sorelle ne ho due, ma una era sposata, era già sposata. Lei è molto legata a questa sorella? Beh sì, perché ha fatto un po' tutto per me. Prima di fare il calciatore, che faceva? Ho lavorato, sono uscito dal collegio a 13 anni, ho cominciato a lavorare in una fabbrica di bottoniere per ascensori. Di bottoniere per ascensori si chiamano quei. Ho lavorato per un anno, da 14 a 15 anni, pur giocando al calcio, e poi sono diventato un semiprofessionista, calciatore. Pensi di essere l'uomo che farà vincere l'Italia ai campionati del mondo? Esagerato. No. Cioè, c'è ancora tempo. Ancora non ci siamo qualificati. Abbiamo ancora 2 partite. È importante il partecipare. Sì. Sì, è importantissimo. Ci pensi? Sì. Ci penso anche perché ho partecipato a quelli di Londra come turista, come... Sì, io e Bertini partecipavamo come ragazzini, come... eravamo poco considerati forse. E invece a questi voglio partecipare come titolare. Domani a Pisa? È una brutta partita perché il Pisa ha bisogno di punti per rimanere in Serie A
E noi abbiamo bisogno di punti per cercare di sperare ancora in qualcosa. Di lei si dice che è triste, malinconico. Perché? So, penso di essere piuttosto chiuso, ma non triste, malinconico. So, puoi esagerare. So, non sono molto espansivo, sono piuttosto chiuso, sto piuttosto sulle mie, sì. Non dimostro mai quello che penso. Lei si considera uno qualunque o chi si considera Riva? Ma non saprei, comunque non... Fortunato a mette a, perché, fino a che non è arrivato il calcio, la mia vita era stato tutto un disastro, non ho avuto soddisfazioni. Poi, aggiungendo i 3 anni di collegio, anzi, è stato piuttosto disastroso. Poi è arrivato il calcio mi ha dato un po' quello che non avevo avuto prima. Cioè? Cioè, degli amici, delle soddisfazioni, un lavoro. Però penso che la soddisfazione più grossa manchi al momento. Sì. Da quella, siccome so come è stata mia madre, quando io ero piccolo, come poteva stare, da ragazzo le soddisfazioni non le ho avute, né io né la mia famiglia, vedevo come stavano e non stavano certo molto bene. Adesso che invece le soddisfazioni le potevo dare io, invece c'è nessuno.